aspettando l'onda giusta e la folata di vento che trasformi il sogno in realtà, spingendo la prua della sua imbarcazione della categoria 470 femminile davanti alle altre. Giulia Conti, dai Giochi Olimpici di Londra, non attende altro che questo. Nata a Roma, ma di fatto cresciuta con Brescia e soprattutto con le onde, il sole e il vento del lago di Garda nel sangue come nel cuore. Giulia ha iniziato ad amare il mondo velistico sin dalla tenera età di 11 anni, un amore che cresce giorno dopo giorno, regata dopo regata, e non si ferma mai. Nuovo appuntamento con Londra 2012, si avvicina all'Olimpiade per gli atleti bresciani, non è bresciana, è nata a Roma ma da 11 anni, da quando aveva 11 anni vive a Brescia. Giulia Conti, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti. Che sensazioni ci sono alla vigilia della tua terza Olimpiade? La terza Olimpiade, speriamo sia quella buona. No, sono abbastanza tranquilla, sarà un'Olimpiade che vivrò in maniera abbastanza serena, nel senso che conosco molto bene gli sforzi fatti fino adesso, insomma tutti gli allenamenti, tutto quello che abbiamo fatto, e mi sento abbastanza tranquilla con il lavoro svolto da parte mia e della mia prodiera Giovanna Micol, che è di Trieste, e del nostro allenatore Gigi Picciau, che invece è di Cagliari. Quindi siamo abbastanza sparsi per l'Italia, però insomma abbiamo fatto molti sacrifici, siamo appena tornati da un mese rotti di allenamento proprio nel campo di gara delle Olimpiadi, che è Weymouth, che si trova circa 3 ore e mezza a sud-ovest di Londra, tra la Manica e la Cornovaglia, diciamo. E le condizioni lì sono abbastanza toste, nel senso che fa freddo, c'è molto vento, piove, l'acqua è fredda perché sta a 12-13 gradi, quindi insomma sarà un'Olimpiade abbastanza tosta. Siamo però pronte, quindi vedremo. Gareggerai nella classe 470 femminile, ci puoi un po' descrivere com'è questa imbarcazione e come funziona? Il 470 femminile è un'imbarcazione doppia, appunto io gareggio con Giovanna Micol, io sono la timoniera e lei è la prodiera, quindi io sono quella che guida la barca. È una barca lunga 4,70 m, appunto come dice il nome della barca. Le gare verranno svolte nell'arco di 6 giorni, i primi 5 giorni diciamo che svolgeremo 2 regate al giorno della durata di 1 ora circa l'una, sono regate a percorso, quindi con delle boe. E diciamo che il primo che taglia il traguardo prende un punto, il secondo 2 punti, eccetera eccetera, e alla fine di questi 5 giorni chi ha meno punti vince la regata. In realtà l'ultimo giorno è il giorno della cosiddetta medal race, in cui il punteggio invece vale doppio, in cui partecipano i primi 10 equipaggi della classifica fino al quinto giorno, e lì verranno assegnate le medaglie. Possiamo dire che sei un prodotto della vela bresciana, perché a 11 anni con la tua famiglia ti sei trasferita a Toscolano, se non sbaglio, e dunque da lì poi è nato questo approccio, ce lo racconti? Io nasco come tennista, quindi cioè, quando abitavo a Roma giocavo a tennis, dopodiché ci siamo appunto trasferiti sul lago di Garda a Toscolano Maderno, e mia madre, non sapendo cosa fare di me, mi ha iscritto a un corso di vela proprio al Circolo Vela Toscolano Maderno, e per me è stato amore a prima vista, e da lì diciamo che è cominciata la mia carriera velistica, che mi ha portato adesso a partecipare alla mia terza Olimpiade. Vorrei sottolineare il fatto che il lago di Garda in particolare è un posto, la gente non lo sa, però nell'ambito della vela, quindi tra i velisti, è conosciuto in tutto il mondo.
vengono addirittura australiani, americani a fare allenamento sul lago di Garda, perché è una palestra assolutamente imbattibile al mondo, specialmente nella parte nord del lago dove c'è sempre vento. Insomma, è veramente il paradiso del velista. Il velista conosce il lago di Garda. Può essere Londra 2012, come lo sono state tante altre Olimpiadi, un viatico, qualcosa in più per portare la gente ad apprezzare maggiormente questo sport, soprattutto a noi bresciani, come giustamente dicevi, che oltre al lago di Garda abbiamo anche il lago di Iseo. Nell'eventualità in cui dovessimo portare a casa un risultato importante, io mi auguro che la gente si riesca ad appassionare a questo sport che... diciamo che spesso non è visto molto come uno sport, ma più come un hobby, però io vi posso assicurare che è uno sport al 100% in cui la preparazione fisica è molto importante, e spero che diventi poi una ruota, no? Anche per i ragazzi, per affacciarsi a questo sport, ma anche per non soltanto per gli sportivi, per qualsiasi persona che magari ha un sogno e che vuole raggiungerlo, magari questo, un'eventuale medaglia possa essere un input in più per perseguire i propri sogni, i propri obiettivi. E il sogno di Giulia? Il sogno di Giulia è una medaglia olimpica, assolutamente. Penso che ci sia una differenza tra sogno e obiettivo. Il mio sogno ovviamente è quello di vincere una medaglia. L'obiettivo in realtà è quello di arrivare al 10 di agosto, che è il giorno dell'ultima regata, con la consapevolezza di aver dato il 100%, e se poi qualcuno è stato più forte di me, io quello che potevo fare l'ho fatto. So che così non è stato a Pechino per me, quindi questo è stato un motivo di sofferenza, perché forse non siamo stati in grado di dare tutto quello che potevamo, e quindi l'obiettivo di Londra sarà proprio questo, quello di non avere rimpianti alla fine della gara. Alla luce delle tue due Olimpiadi già disputate, arrivare a Londra con un bagaglio comunque importante, perché due Olimpiadi, soprattutto dal punto di vista della tensione, gestire la tensione è importante, credi che ti possa aiutare? Assolutamente sì, penso che l'affiatamento soprattutto in barca sia una cosa molto importante. Io e Giovanna siamo l'equipaggio, diciamo, veterano del 470 femminile, perché ormai sono 8 anni che navighiamo insieme, e ci sono equipaggi invece che insomma, stanno navigando insieme da molto meno tempo, quindi questo sicuramente è un nostro punto di forza e cercheremo di sfruttarlo al meglio. Credo che nonostante tu non sia nato qua, però Brescia ti ha adottato e ti ha adottato molto bene. Portare Brescia a Londra è sempre comunque una bella soddisfazione. Assolutamente sì, Brescia è stata, diciamo, la mia terra di nascita dal punto di vista sportivo, quindi ringrazio sia il mio circolo che mi ha permesso di affacciarmi a questo sport. Vorrei anche ringraziare poi chi dopo il mio circolo ha permesso che io potessi fare di questo sport il mio lavoro, che è stata prima la Marina Militare e adesso il Circolo Canottieri Aniene di Roma, che mi sta supportando al 100%, e insomma spero di arrivare a Ferragosto a Brescia portando in alto i colori di questa città, che è molto bella, splendida, mi piace moltissimo, e non so, spesso la gente pensa che Brescia non sia una città, e invece si respira un'aria particolare, e a me piace molto tornare a casa. Speriamo di essere qui ad accoglierti. Speriamo, dita incrociata. Grazie. Ciao.